uno di noi. A che ora mi telefoni domani? Sì, adesso però svelta, vai in fila con gli altri. Maurice! Ora che i personaggi di Otto e Mezzo sono tutti discesi dalla torre, ecco i personaggi della sua vita. Rimini, è finita l'ultima notte di carnevale. Qui il regista è nato nel 1920 ed è rimasto fino al 1938. Noi veniamo come canali verso il mare, si torna per confonderci con la natura che più ci somiglia e della quale più ci fidiamo. E ciò è vero anche per Fellini, nonostante la diffidenza dei riminesi per la sua nostalgia. È difficile far capire a un'intera città che questa è la fonte diretta dei suoi film, che le origini delle sue confessioni sono qui, dove è cominciata e così spesso rivive la sua avventura. La città ha per Fellini un affetto geloso, un po' ruvido, forse una punta di delusione. Lo vorrebbe ancora a casa, confuso col paesaggio e la gente del suo paese. È un piccolo mondo, dopo tutto, pieno di estri e di libertà, come questa di finire il carnevale sul molo con 10 gradi sotto zero, per vedere la levata del sole dopo una notte passata al casino civico. Sua madre sperava che diventasse avvocato come Titta Benzi, l'amico fedele. Ingaggiati nelle professioni con vivissimo impegno, i coetanei di Fellini sono la generazione che rubò l'orologio del Kursaal e caricatolo su un camion andò a venderlo a Cesena, che preparava zabaioni di 50 uova dentro i catini, che nei cinema, dalla galleria, lasciava cadere le paste di crema sulla testa della gente per bene. Quel mondo, più che esaurirlo nelle esperienze, Fellini era portato a contemplarlo, sognando di andarsene deluso e nostalgico nello stesso tempo. Beh, difficilmente Federico avrebbe potuto far bene l'avvocato. Se l'avesse fatto, probabilmente in una sera come questa sarebbe stato qui con noi, a finire il carnevale, qui sul porto. Il porto gli piaceva. Quando, tanti anni fa, andavamo a ripetizione d'inglese dalla professoressa Rambaldi, e avevamo finito appena di tradurre con fatica l'Evangeline di Longfellow e con la bicicletta venivamo qui sul porto e gli piaceva vedere un uomo grosso, peloso che girava il verricello per tirare sui pesci. Appena i pesci erano arrivati su gli veniva l'idea direttiva dell'uomo da fuori che si vuol divertire. Grosso, li mangeresti i pesci? Erano pesci crudi, il pesce crudo non è buono. Ma lui, un po' allettandomi così, un po' con la promessa di denaro, mi dava 4 soldi e mi diceva mangialo, mangialo grosso. E io indossavo questi pesci così quasi senza masticarli, a meno che non fossero grossi, nel quel caso dovevo proprio mangiarli tutti. Era una cosa amara. Scusi, avvocato, mi vuole spiegare questo movimento psicologico? Lui stava spesso al di fuori della scena, faceva agire gli altri. Sì, era una sua costante abitudine in tutte le manifestazioni di vita. Quando dopo la scuola, al ginnasio, ci radunavamo in una stradina di Rimini, via Ugobarsi, sassosa, angusta, e facevamo la guerra tra Achei e Troiani. Io ero Aiaccio Telamonio, stupido massa, mi diceva Ettore, e lui se ne stava nascosto dentro un portone quasi, del tutto celato, e sghignazzava, rideva, stuzzicava, spingeva gli altri ad aggredirsi, ma lui se ne stava completamente tranquillo, però fermo lì a vedere. Era un provocatore. Ah sì, come adesso, in tutte le sue manifestazioni di vita era un provocatore, un dirigente direi, cioè sempre lo spirito direttivo della vicenda degli altri è un provocatore, qualche volta anche per motivi buoni proprio, quando per esempio portavamo via dai negozi i baccalà, gli stoccafissi, quelli che sono proprio lì fuori a bagno e poi dopo li davamo nelle mani di qualche poveraccio che stava fermo sui gradini delle chiese o sotto l'arengo lì. E questi si guardavano imbarazzati, ma guardavano anche il baccalà e se lo trascinavano via così.
Quando andavamo a prendere i polli, invece no, lui non era un direttore, era il favoreggiatore, cioè era colui che per la sua magrezza poteva contenere tra cappotto e vestito un due o tre galline mezze morte. Senta, avvocato, torniamo al mare. Lui non ha mai avuto un rapporto fisico, diciamo, col mare, un rapporto fantastico, sentimentale, anche perché lui non sapeva nuotare, vero? Ah, è vero, non sapeva nuotare, non veniva al mare, non conduceva sul mare la vita che facevamo noi giovani, insomma, sbrigliata, l'aria aperta, gioiosa, fisica, ecco. Lui veniva al pomeriggio ingravattato, tutto compiutamente vestito, perché si vergognava di mettersi in costume perché era magrissimo, era uno scheletro, lo chiamavamo Gandhi. E il mare esercitava così, questa, come un'impressione fantastica su di lui addirittura. Era una cosa mostruosa e attraverso la quale lui arrivava forse a concepire l'ignoto, una cosa fantastica, enorme, invincibile, come nei suoi film adesso. Che cosa succede adesso con lei quando torna a Rimini? Di che cosa parlate? Ah beh, parliamo sempre di quelle cose. I problemi suoi come regista, i miei come avvocato, non sono mai dibattuti nei nostri discorsi. Ritorniamo, Fellas e il grosso, come allora. Ricordiamo i tempi felici di allora, le boiate di allora, e in questo lui è veramente felice, in questo io lo trovo sinceramente felice. Che parte aveva lei nella vostra amicizia? Facevo parte della truppa di copertura, grosso aiuto! E io correvo e fermavo chi voleva aggredire il mio amico più debole. E questo è successo anche recentemente, alla prima della Dolce Vita, se non sbaglio. Sì, a Milano, Milano nel febbraio del 60, mi pare. Sì, uscendo il pubblico non era molto contento, non so perché. E uno addirittura gli si scagliò addosso e gli sputò addosso. Allora mi diede fastidio questo fatto, lui non reagì, io lo farei per la giata. Stai a fare qui. E beh, lo calmai. È un uomo felice, secondo lei? Non direi. In questa città dove i sentimenti, col loro aprirsi e rinchiudersi, finiscono per rassomigliare alle stagioni, il tempo è diviso dalla ferrovia che taglia la zona del mare dal vecchio centro. Al di qua delle rotaie comincia, dopo i mesi dell'effimera felicità, il tedio nutriente dei mesi morti. Lungo il corso, la retrovia invernale del grande fronte marino, Fellini, Benzi, Montanari, Dolci, D'Ambrosio vivevano come dentro un camminamento. Il cinema Fulgor, il bar di Raul e il liceo classico, tutta l'infanzia, insomma, danno ancora sulla stessa strada. Anche il preside, Arduino Olivieri, è quello di allora. La pagina che riguarda Fellini è proprio questa, ed è del registro dei voti generali. Da questa pagina si può desumere senz'altro la figura del nostro Fellini. 67 assenze in un anno, sono fuori dalla norma, no? Lui frequentava le materie che voleva frequentare. Non per tutte le materie aveva la medesima simpatia, sì. Per esempio, in cultura militare, come lei avrà potuto rilevare qui, fu bocciato proprio agli esami di maturità classica nel luglio, materia che dovette riparare a settembre. A settembre riportò un bell'otto, ma il professore di cultura militare volle, diciamo così, vendicarsi di lui perché ricordava un episodio per lui molto increscioso, e che cioè durante lo svolgimento di una prova scritta, il Fellini, alla domanda di discutere, di parlare sulla istituzione dell'opera Balilla, egli rispondeva: chi volesse essere informato a proposito può far capo al mio vicino compagno Benzi, il quale nell'opera Balilla riveste anche il grado di capo centuria. Ecco, sì. Qual è il film di Fellini che le è piaciuto di più? Potrei senz'altro dire La Dolce Vita. Federico Fellini è andato a Roma. La città ignora l'avvenimento. Gli amici si ritrovano sulle pagine del Marco Aurelio, dove Federico inaugura una cronaca di piccoli sentimenti, quasi tutti ispirati dai ricordi. Il giorno in cui il segretario del partito riceve la redazione del giornale, ciascuno si presenta gridando sull'attenti, anziché il nome e il titolo della propria rubrica. Quando tocca a Fellini, questi dice flebilmente: «Ma tu mi stai a sentire?». La rubrica non è molto nota e nasce un equivoco. Eravamo due poveracci, proprio senza una lira, andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina e ci eravamo accattivati la simpatia della cuoca. Ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva due bistecche e due uova. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera. Sognavamo, parlavamo di aspirazioni,
progettavamo di diventare io un grande attore, e lui sosteneva sempre, dice, ti assicuro Albert che io un giorno diventerò un grande regista, forse il regista più grande del mondo. Tutto quello che vi racconteranno, che non sia quello che vi ho raccontato io, probabilmente non è la verità. E sapete perché? Perché probabilmente gliel'ha raccontata lui. Perché dovete sapere, oltre ad essere un grande regista, Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo. Però, oh, Federico c'ha una capoccia così, Sergio Amidei, un incontro di 5 anni dopo. Ha sceneggiato con Fellini Roma città aperta e paesà ed è stato membro della giuria del Festival di Mosca. Quasi 20 anni, con un lungo distacco tra i due durato altrettanti anni. Come mai questo vuoto in mezzo? Non è facile rispondere. Perlomeno non è facile rispondere così brevemente. Ma sarò franco. Quando abbiamo sceneggiato Roma città aperta, io e Federico non andavamo molto d'accordo. Andavo a casa sua certe sere, lui abitava con una zia in una traversa di Viale Liegi, una vecchia casa con un vecchio cane, e lavoravamo in cucina perché faceva freddo. Non andavamo d'accordo. Federico aveva visto il periodo dell'occupazione tedesca in una maniera diversa da me e da tanti altri. Tante cose l'avevano infastidito e a me questo mi infastidiva ancora di più. Poi abbiamo cominciato a girare a Roma città aperta e lui non era venuto mai, non gli interessava, io non capivo. Non so, mi sembrava che fosse un uomo indifferente a certi problemi. Siamo visti poco, proprio poco. Poi, improvvisamente, un giorno stavo a una società di distribuzione di film, la Fincine, e io avevo finito allora Domenica d'Agosto con Emmer. Ho incontrato per le scale, mi ha detto, vuoi vedere Lo Sceicco Bianco? E sono andato a vedere sto film sui fumetti. Mi aspettavo un filmetto così, girato come poteva girarlo uno che era il suo primo film. E invece è stata una emozione straordinaria, perché fin da allora si è rivelato quello che poi doveva essere il Fellini di tutti i suoi grandi film, di una maestria inarrivabile, inarrivabile. Tutto diventava magico. E allora ho capito che l'avevo giudicato male e sono contento di confessarlo adesso. Io mi ricordo soprattutto le volte che ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati, dobbiamo vederci, domani ti telefono, e poi non ci telefonavamo mai. È stato forse per questo che io a Mosca mi sono battuto tanto per 8 e mezza, perché mi sembrava che dovevo a Federico, come dire, una rivincita verso me stesso. È stata una battaglia dura, perché ufficialmente 8 e mezza non lo volevano. È stato forse il trionfo che gli ha decretato il pubblico quella sera, 7.000 persone al Palazzo dei Congressi seduti per terra, che alla fine dello spettacolo si sono rovesciati come un'ondata verso il palcoscenico. È stato forse quello più che la mia ostinazione che ha convinto la giuria, dico la parte sovietica della giuria, a non rifiutargli il premio. Non era possibile. Questa folla che si era lanciata verso il palcoscenico come un'ondata, e la sera dopo allo stadio Lenin 12.000 persone che hanno portato Federico in trionfo. Una cosa poi mi ha profondamente colpito, che quando dopo la riunione definitiva della giuria, quando sono sceso nell'appartamento di Federico e le ho detto ti hanno dato il premio, ci siamo abbracciati profondamente commossi.
Federico aveva le lacrime agli occhi, non so, forse l'avevo anch'io, Giulietta di sicuro. Perché in quel momento abbiamo capito che il premio dato a questo film era un fatto importante, un fatto molto più grande di noi. Proprio c'era stata una comprensione verso un'opera così profondamente umana e profondamente individuale. Sergei Gerassimov. Vi dirò perché secondo me Federico Fellini ha vinto il nostro festival. Personalmente non ho visto le sue opere nell'ordine in cui sono state realizzate. Vidi per prima La strada e mi fece un'impressione straordinaria. C'era in quel film una poesia mesta, dolorosa, e l'interpretazione della Masina ci sbalordì per la ricchezza delle invenzioni e la straordinaria, eccezionale interiorità. Scoprii che in ogni film di Federico Fellini c'era comprensione e forse pietà per le vicende dell'uomo e direi anche un gran desiderio di offrirgli una qualche possibilità di salvezza. Amo questo artista, anche se scorgo in lui quelle contraddizioni che accompagnano gli uomini di grande talento. Alcuni suoi film paiono inasprire e quasi insultare il cuore, mettendo a nudo la verità, smascherando crudamente il male, come nella Dolce Vita, che per me è l'opera di un grande maestro. L'ultimo suo film, 8 e mezzo, è stato oggetto di una lunga discussione, svoltasi fra me e Fellini proprio in questa stanza dove noi ora parliamo. Lui stava seduto in questa poltrona e io sul divano. Noi parlammo del film fino alle 5 del mattino, analizzando nella complicata costruzione artistica. Mi parve chiaro che Fellini aveva cercato una grandiosa confessione per dare inizio, come disse egli stesso, a una dimensione più grande ed esposta della coscienza, a qualche cosa di meno parziale, di più coraggioso, e ciò rientra nei diritti di qualunque artista, penso. Un altro discorso è il perché 8 e mezzo è parso a molti poco comprensibile, forse troppo intimo, troppo privato per diventare patrimonio dello spettatore medio. Noi risolviamo molti aspetti della vita in un modo del tutto diverso. Questo però non ci ha impedito di apprezzare l'onestà, se non proprio il metodo con cui Fellini cerca l'uomo e l'aiuta, sì, a decifrare la vita, e penso che a Mosca questo sia stato capito. Perciò io aspetto, o meglio tutti noi, aspettiamo ogni nuovo film di Fellini con una certa commozione e con ansia. Ma per la verità Gerasimov per 3 giorni mi ha guardato così con degli occhioni accorati, struggenti, come se mi volesse far capire una cosa, cioè questa, che sì, il film mi era piaciuto e sinceramente è piaciuto, ma che però il premio non me lo potevano dare. Una sera mi ha anche portato a casa sua, ha fatto un pranzo e poi fino all'alba mi ha parlato, mi ha fatto tutta la storia del suo paese. Cercava di farmi capire che sì, il mio film era bello, ma che però io dovevo rendermi conto che il premio era inopportuno, insomma. Che io ero contento lo stesso, ero contento di essere arrivato lì, di conoscerli, insomma, di vederli. E poi invece 8 e mezzo è stato premiato. E Gerasimov era lì sul palco della giuria che applaudiva, forse più commosso ed emozionato di me. Ecco, forse questo qui è stato il significato più emozionante, cioè la conferma di una speranza, che la speranza è questa, cioè che quando tu fai un film dove parli sinceramente di un uomo, cioè di un uomo concreto, non l'uomo con l'U maiuscola, cioè un'astrazione, e parli dei problemi dell'uomo, allora ogni barriera, ogni condizionamento politico, ogni difficoltà di linguaggio, di razza, di educazione diversa, cadono e i problemi fondamentali dell'uomo sono sempre gli stessi, identici dovunque. Tu sei notoriamente fra i registi italiani, fra i grandi registi italiani, quello che si occupa meno di politica. Da che cosa deriva questo tuo atteggiamento? Tu vuoi dire che per un romagnolo questo, il fatto di non occuparsi di politica è una cosa abbastanza insolita, strana. Ma io non so bene rispondere a questa domanda. Posso dirti che mi interesso di politica a modo mio. Secondo me la politica è qualcosa di più profondo e intimo di quello che in genere tecnicamente si crede, insomma. Io mi interesso di politica nella misura in cui ogni pensiero e ogni azione dell'uomo può condizionare le sorti umane. Insomma, in questo senso anche l'espressione di un mistico è politica, nel senso che può
peggiorare o migliorare le nostre condizioni. Però tu ti sei posto con molta profondità il problema di un uomo in crisi. Ho avuto la sensazione che tu abbia un po' tralasciato i suoi rapporti con la società, col complesso della società nel quale vive il personaggio di 8 e mezzo, Guido. Se tu per i rapporti con la società intendi proprio uno squemino così sociologico, soltanto riferibile a dei rapporti economici o classisti, vabbè, la faccenda non mi interessa, ma mi sembra che il rapporto di Guido con la società è espresso nella serie infinita, molteplice, contraddittoria dei suoi rapporti con la società dei vivi, dei morti, con la società fatta di ricordi personali, di presentimenti, di anticipazioni, con la società del sogno, cioè delle dimensioni del sogno e con quella della realtà più sconvolgente. Non mi sembra che manchi questo aspetto. Sì, è soprattutto una società di fantasmi, direi, però. Ma di fantasmi in che senso? Nel senso che ciò che vive nell'immaginazione, secondo te, non è reale. Mi sembra che sia molto più profondamente e autenticamente reale. Che cosa rimane indispensabile nel rapporto fra la tua persona e il paese nel quale vivi, la società nella quale vivi e lavori? Ma tutto, guarda. Mi sembra che le mie radici siano profondamente attanagliate qui, insomma, che io vivo e mi nutro di tutto quanto mi circonda. Mi sembra poi di ripartorirlo, di ricrearlo. Posso dirti che fuori dal mio paese io divento infelice, non ho desideri, non ho memoria, non ho nostalgie. Ecco, un paio d'occhi così che riflettono e registrano una serie di immagini caotiche. Insomma, mi sento sperduto, mi sento sradicato, infelice, sto malissimo fuori. Lei ha mai temuto di riconoscersi, signora, nella moglie di 8 e mezzo? Mi hanno riconosciuto gli altri, allora, siccome mi è piaciuto tanto e penso che a tutte le donne piacerebbe, dopo tanti anni di matrimonio, avere una dichiarazione d'amore come il protagonista di 8 e mezzo fa alla sua sposa. E allora io proprio non mi sono riconosciuta, ma poi mi è piaciuto tanto che ho detto, beh, in fondo ci sto. Vi siete detti qualcosa dopo la prima proiezione? Detti no. Federico, così, era lì vicino a me, eravamo soli, io sono scoppiata a piangere, ero talmente commossa dalla... perché 8 e mezzo mi è piaciuto infinitamente. Insomma, mi sono messa a piangere. Quali sono gli interessi più privati di suo marito? Com'è in casa, voglio dire? In casa è Federico, è mio marito, è il mio sposo, il mio innamorato, è l'uomo con cui spero di fare presto, cioè fra 4 anni, le nozze d'argento. È autentica la nostalgia di suo marito per le sue radici umane, per la sua infanzia, per il suo paesaggio, per tutte le cose, voglio dire, che ha lasciato? Beh, certo, le sue radici umane io spero che come uomo siano importanti, così, però per certi suoi paesaggi, così, per certe sue nostalgie, che credo che sia puramente una fantasia così intellettuale. Io stavo sotto contratto in America, mio produttore non voleva farmi fare la dolce vita, invece io era così positivo che questa sarà una cosa buona per me. Allora io liberarmi di questo contratto e così fate la dolce vita. Lei aveva già visto dei film di Fellini? Sì, io stavo a Londra e là ho uscito la strada così bellissima. È vero che all'inizio lei pretese che Fellini le facesse leggere un soggetto? Sì, quando mi proposte quel film naturalmente io volevo leggere il soggetto, ma lui ride e ha detto non ce l'ho, non ha mai avuto e non credo mai scrivere. E poi ho trovato questa abitudine del signor Fellini, non ce l'ho mai soggetto. Cominciò a lavorare persuasa dalla sua parte oppure vi entrò giorno per giorno? No, io ero molto convinta di questa parte. Mi divertivo di fare un parte di un'attrice per portare in giro attrice, me stesso e anche sai, immagine del pubblico è molto differente come è l'attrice in persona. Ma poi quando ho cominciato a lavorare ha cambiato sempre, ogni giorno è differente. A questo proposito, che cosa la colpì di più del metodo di lavoro di Fellini? Temo che Fellini lavora così, lo fa amicizia con tutti, e calore, così, tutto sta un po' comodo e poi si parla sempre prima di girare una scena, se va bene o se va male, lui vuole sempre sentire l'attrice pure, sua opinione, sbaglio.
Non è come tanti registi gira su attore come pezzi di scacchi. Contrario, con Fellini collaborare molto così insieme, regista e attori. Lei decretò il successo della Dolce Vita alzandosi in piedi subito dopo la proiezione e battendo vistosamente le mani. Il suo fu un gesto pochissimo ortodosso per le funzioni che rivestiva nel festival. Da che cosa fu provocato? Bene, dal fatto che ebbi l'impressione di avere individuato un'opera di eccezionale vigore che lascerà una notevole traccia nella storia del cinema. Avevo assistito a qualcosa di straordinariamente inedito e di vivo e avevo scoperto nello stesso tempo un autore ricco di forza e di sensibilità. È un artista completo. E dirò che ammiro Fellini non solamente come regista, ma anche come uomo. A suo avviso, che cosa rappresenta Fellini nel cinema, nel costume, nella cultura d'oggi? Fellini rappresenta una rara sincerità che non fa mai concessioni, che è fedele a se stessa, che è responsabile di se stessa. Capisce? Fellini è solo con le sue storie, non appartiene a nessuna delle tante correnti, non viene da nessuna scuola. Fellini, infatti, ne ha creata una egli stesso di scuola. È quindi un autore originale, cosa altrettanto rara. Per quali motivi i film di Fellini sono così provocatori? Sono provocatori appunto perché colpiscono là dove vorremmo non essere colpiti. L'uomo d'oggi non è sempre disposto a riconoscersi e Fellini lo obbliga a farlo suo malgrado. Al mattino, quando ci guardiamo allo specchio, non rasati, digiuni, non siamo molto contenti di noi. Ebbene, Fellini ci mostra questa immagine di noi stessi, un'immagine spesso imbarazzante, per cui chi vi si riconosce vorrebbe essere diverso e rifiuta d'essere com'è. Fellini, che ha l'onestà dei grandi artisti, non dà alla gente le immagini rassicuranti di cui in genere è prodigo il cinema. Eroi dal cuore grande, donne soavi e devote, personaggi sicuri di sé, eccetera. No. Ho bisogno di credere, disse una volta Fellini. Un bisogno né vivo né maturo, per la verità. Un infantile bisogno di sentirmi protetto e giudicato. Non c'è in Fellini, padre Arpa, una specie di piacere dell'attesa più che un vero desiderio di convinzione? La domanda è difficile e forse anche un po' pericolosa. Ad ogni modo, mi pare che il desiderio di credere in Fellini sia autentico, in questo senso è sincero, ma non tende tanto a una convinzione, piuttosto al possesso vitale di un bene, cioè avere anche la fede, come conforto, come appoggio, come qualche cosa che aiuta a fare più e a fare meglio. E allora si attacca, si arrampica, cerca tutte le cose che esistono per poter in qualche modo rispondere a questa ansia che gli avverte di qualche cosa di fondamentale, di definitivo, di assoluto, di certo. Cioè associa tutto baroccamente per supplire a una mancanza di fondo, a un principio animatore, a una meta di richiamo. E allora, quando le creature non rispondono, Fellini chiamerà il fato, cercherà nell'oroscopo, nelle streghe magari, una risposta, una battuta. E nel finale di Otto e mezzo non c'è una sconfitta totale dell'uomo, anche se poi il film finisce con la festa dei clown, con questa gioia, con questo inno alla vita? È una sconfitta che nasce da un'autentica, direi in Fellini quasi rivoluzionaria fase della coscienza. Il sentirsi fallito come uomo e il sentirsi spento come artista. Evidentemente la logica portava Guido a scomparire. E scompare, di fatto. Scompare nel suicidio simbolizzato. Perché un uomo fallito e un artista spento non può più vivere. Specialmente un artista spento non può più vivere. Ma Fellini, di fronte a questa realtà, direi questa volta non scappa come in altre circostanze. Sente di aver spinto troppo avanti il discorso. E direi in una specie di incapacità di trovare una soluzione, la inventa. E in questo senso è mago Fellini, sa inventare magnificamente.
E cosa inventa? Inventa cavando dalla sua anima, dal suo mondo, dalla sua abilità, dalla sua magia di ricreare. Inventa un finale, però un finale profondamente umano, perché è un finale che dice agli altri: sì, io sono un fallito, sono un disgraziato, ma la vita è bella. Quale valore attribuisce, padre, al senso di colpa e ai motivi di speranza che sempre ricorrono nei temi di Fellini? Beh, la colpa come peccato in Fellini è un concetto piuttosto ambiguo. Egli non vede tanto il peccato come colpa, ma come pena, con una compassione piuttosto che come rimorso. Direi che vorrebbe piuttosto liberare la colpa dal male che provoca, piuttosto che liberarsi dalla colpa. È un atteggiamento costante nei suoi personaggi, lo si vede in questa facilità di cadere, di ricadere, di riprendersi e di sperare. Quindi è un senso di colpa, non direi cristiano, ma umanamente è già un senso di comprensione del male che si avvicina a quel cristianesimo che chiede per prima cosa di capire, per poi compatire. Perché, padre, un certo barocco felliniano è stato capito soprattutto da voi gesuiti? E ci trova un rapporto? Può darsi che ci sia in questo senso, che il barocco contiene una certa ambiguità, che non è doppiezza, non è falsità. Questa bivalenza di essere e non essere, in questo senso che il barocco è un po' un tentativo del profano di trasformarsi in sacro e dell'umano di arrivare addirittura al divino. Se questo può essere una ragione di un rapporto fra il barocco di Fellini e l'amore del barocco dei gesuiti, può darsi, non ce la vedo troppo comunque. Preferisco invece appellarmi a qualcosa che mi sta dentro. Ho l'impressione che lei, così, con simpatia ma anche con una certa curiosità, abbia insinuato costantemente una domanda che vorrebbe una risposta. Cioè dire: mi dica un po', padre, lei forse conosce Fellini. Che cosa c'è di cristiano in Fellini? Che cosa rimane ancora di cristiano in Fellini? Direi che rimane l'ambiente di tutto il suo mondo artistico. L'ambiente, il clima, l'attesa, il desiderio. Sempre la speranza. Perciò Fellini, di fronte alla verità, è un uomo che ricerca con sincerità e compassione. Di fronte al bene e al male non è indifferente. Poi vede, a un certo punto è caduto anche in questo equivoco di essere tenuto un regista cattolico. E si aspettava finalmente un regista cattolico che parlasse di Dio, della verità, del bene, vero? In questo senso Fellini è il meno cattolico che esista. Perché, vede, Fellini non sarà mai un apostolo della verità e del bene in questo senso. E neppure un apostolo, un propagandista del cristianesimo, del cattolicesimo. Fellini, a mio avviso, resta una testimonianza inquieta. Non inquietante. Perché dovrebbe essere inquietante la realtà dell'uomo? È inquietante nella misura in cui noi ci mettiamo in conflitto con questa realtà, nella misura in cui noi tentiamo di interpretarla, di schematizzarla. Allora sì, si distorce, si deforma, ci aggredisce. Ma se noi l'accettiamo per quella che veramente è, mi sembra che non ci sia niente di più confortante di questa realtà, proprio perché è l'unica possibilità di viverla, di esisterla, di realizzarla. L'accettazione dunque di per sé è una scelta, ed è una forza per l'uomo, è un atteggiamento fatalistico e quindi passivo. Ma nel caso, dico, di Guido, del protagonista di Otto e Mezzo, non mi sembra che sia un atteggiamento fatalistico. Prima di tutto, se non altro, è un atteggiamento nuovo, e quindi su un piano psicologico estremamente carico di energia, di nuove possibilità, perché mai sperimentato.
E poi è un atteggiamento che viene dopo un lungo, martoriante, angoscioso ripensamento di tutta una vita, o almeno degli episodi traumatizzanti di una vita. E quindi tentare di capire che questi problemi senza soluzione, perché appunto il punto preciso è questo qui, cioè di non tentare di trovare una soluzione ai problemi, ma di viverli, semplicemente di viverli, ecco. Mi sembra che questo qui sia un atteggiamento tutt'altro che fatalistico e passivo, è un modo di inserirsi, di accettare la vita problematicamente, con i suoi rischi, con i suoi pericoli, senza velarli così di soluzioni confortanti, ottimistiche. Quindi è un atteggiamento di lotta in un certo senso, ma di una lotta nella vita, non contro la vita. Scusa se il questionario non è molto organico. In Notte e Mezzo il personaggio più rispettato mi pare sia la moglie. Perché Guido non la sceglie definitivamente, la mette invece nel girotondo finale con tutti gli altri? Ma senti, prima di tutto Otto e Mezzo è il mio ultimo film così in ordine cronologico, insomma, ma non è il mio ultimo film così testamentario, insomma, quindi i film successivi possono tentare di arricchire, di perfezionare, anche di contraddire questo stesso discorso. E poi per quello che riguarda specificatamente la moglie, posso dirti che secondo me anche quello è un rapporto problematico, cioè un rapporto da vivere giorno per giorno, non da accettare così come un tabù. Mi sembra che anche gli altri personaggi, Claudia, la signora Carla, anche la Saraghina, questa specie di idolo sacro e barbarico, anche quello mi pare guardato con infinito rispetto, con simpatia, con amore, almeno così era, volevo fare. Fino a che punto la psicanalisi è intervenuta a complicare o a chiarire le tue convinzioni? Alcuni hanno sostenuto che Otto e Mezzo è costruito sulla base delle teorie di Jung. Rispetto al positivismo di Freud, Jung ti offriva una prospettiva mistica più congeniale, probabilmente. La mia conoscenza della psicanalisi così estremamente dilettantesca e molto approssimativa. Ho letto qualche saggio di Jung e mi sembra di poter affermare in tutta sincerità che Jung è una specie di scienziato veggente che ha toccato le corde più profonde e più sacre del mistero umano. In ogni modo io non ho voluto fare un film psicanalitico. Credo che l'interiorità dell'uomo spirituale può essere il comune oggetto e scopo della scienza come dell'arte. Ciascuno si esprime con i mezzi che gli sono congeniali. Io con la macchina da presa. Lui ha sempre... Enrico può dar questa impressione, ma per me ascolta tutto, fa sapere tutto, capisco tutto. Qualche volta succede che lui pensa una cosa quando lavoro così, e se uno viene lui parla dei suoi problemi, allora lui forse non è qui. Ma se uno ritorna un'ora dopo, allora veramente lui capisce tutto. No, penso che lui è sempre con noi, come dire. Si impedisce qualsiasi vita privata perché c'è sempre questo suono di Fellini sulla mente. Perché è talmente grosso in amore umano, anche fuori dal lavoro, che è sempre lì questa atmosfera di lui intorno. Per 4 mesi, Federico, questi occhi impegnativi di Federico. E lui sapeva talmente bene avvicinarsi alla persona con cui lavorava che non c'erano più nervosità, niente. Eravamo tutti felici come in una vacanza. Ridevamo sempre insieme. Quando lavoravamo non sembrava di lavorare, sembrava che tutto uno scherzo, invece era una cosa molto seria. Io me lo ricordo diverso. La cosa che mi spaventava in lui era la mutevolezza di umore. Dalla dolcezza sapeva passare alla cattiveria con una facilità estrema. E questo mi terrorizzava, mi paralizzava. Mi impediva quasi di coordinare le idee. E non riuscivo più ad essere la Sandra dei Vitelloni, il personaggio mi sfuggiva. E lui capiva questo e astutamente cercava di recuperarmi. Sinceramente, Valeria, che cosa deve a Fellini? Beh, mi viene spontaneo di dire una grande gratitudine, ma devo aggiungere anche una grandissima angoscia.
perché Fellini mi ha dato un nome da rispettare. Un nome che mi chiedo spesso se è solamente frutto della sua bravura. Per cui, così, forse può darsi che io sia una delle vittime di Fellini. Le ha mai dato una sceneggiatura? No, una sceneggiatura non l'ho mai avuta. L'ho chiesta tantissimo, tantissime volte. Quando lui mi telefonava, mi ricordo, al telefono chiedevo tutti i particolari della sceneggiatura, cosa devo fare. Un giorno in macchina lo assalivo di domande, perché io voglio sempre sapere tutto. Invece Federico sì, mi diceva, ma secondo me inventava tutto. Ma doveva pur dire delle battute nel film. Ma le battute. Arrivavo sul set, era tutto pronto, le luci erano pronte, non si sapeva niente. Io mi mettevo lì, Federico diceva di non preoccuparsi, che tutto andava benissimo, sta tranquilla. Prendeva un pezzettino di carta, così, prendeva una matita da un altro, cominciava a scrivere un angolino, mi dava un pezzettino di carta, non capivo niente, perché era tutto scritto così. Faceva nemmeno leggere, perché immediatamente me lo strappava di mano. Senta, Mastroianni, l'avere lavorato con Fellini, in che misura e in quali direzioni ha arricchito la sua esperienza di attore? L'esperienza come attore, nel caso di Fellini, non ha grande valore per me. Vorrei non essere frainteso, è importante evidentemente, ma non è la più importante. È stato Fellini autore che ha avuto importanza per me, e qui non più come attore, come uomo, voglio dire, attraverso i lunghi colloqui avuti sempre con lui prima dell'inizio di un film, attraverso l'esperienza quotidiana di questo film che si stava realizzando, io credo di aver appreso sul piano umano certe cose, cioè non più il Fellini mago, istrione, fantasioso, così, pieno di colore, che tutti siamo abituati a conoscere, ma un Fellini, non voglio dire neanche santone, perché subito si crederebbe, vero, in un'esagerazione da parte mia, ma proprio di lui, Fellini come uomo, cioè della sua ricchezza come uomo, che è servita enormemente a me. Trattandosi di film d'autore, quali margini di fantasia vi rimangono? Ma molto vasti proprio per quella possibilità di intesa molto ampia che ho con Fellini, cioè un margine molto largo di punti su cui vediamo le cose nello stesso modo. Quindi praticamente quando invento delle cose che lui accetta, rimangono poi quelle, quindi il margine è vastissimo. Vi sono personaggi e situazioni nei film di Fellini che passano talvolta come meteore. La sceneggiatura prevedeva gli uni e le altre o sono frutto di improvvisazione? Bisognerebbe vedere caso per caso, però in genere sono effetto delle invenzione del momento di Fellini. Ci sono molti personaggi o situazioni che sono suggerite in sceneggiatura, anzi certi personaggi tipici che sono poi quelli che suggeriscono altre soluzioni, ma questi fenomeni di cui lei parla sono in genere proprio invenzioni di Fellini. Quali sono state le sceneggiature più rispettate da Fellini? La strada, i vitelloni, anche le notti di Cabiria, quelle dove veramente ha lavorato più direttamente girando sono Otto e mezzo e La dolce vita. E perché, Pinelli, Fellini non consegna mai la sceneggiatura ai suoi interpreti? Ma io penso perché vuole essere completamente libero fino all'ultimo di fare quello che gli viene in mente di fare, e soprattutto perché vuole degli strumenti docilissimi. Perché Fellini inizia la preparazione del film prima ancora che sia finita la sceneggiatura? Perché a un certo momento del lavoro, diciamo, di tavolino in cui siamo impegnati, se non incomincia a vedere proprio le facce, i posti con cui poi tradurrà le immagini, si sente esaurito, si sente un po' inaridito. Ha bisogno proprio di riprendere un nuovo slancio, cominciando veramente a pensare alla realizzazione, perché è un realizzatore. Occupa di più il suo tempo l'ideologia del film o la sua stesura formale? Non facciamo distinzione, praticamente. Se non temessi di portare un po' di scompiglio nella sua discrezione, nella sua eleganza, sarei tentato di chiederle conferma di una cosa che mi pare lei abbia detto una volta, essere cioè Fellini l'unico grande autore del cinema italiano. No, io ho avuto, appena l'ho conosciuto, ho avuto la sensazione esatta, che poi è stata confermata di fatti, che fosse un autentico poeta, un poeta che si esprimeva attraverso il cinematografo invece che attraverso o il romanzo o la lirica o il teatro. Comunque un poeta con un suo mondo
filosofico anche, comunque di immaginazione molto preciso e molto personale, questo senz'altro. Col tuo autobiografismo, con la tua sincerità, con le tue confessioni, hai provocato dei casi di coscienza e talvolta anche dei rifiuti. Credi che un qualche giudizio negativo nei tuoi confronti possa dipendere dall'avere proposto la caduta di tante maschere, di tanta rispettabilità convenzionale? Non vorrei sembrare presuntuoso, ma mi sembra che questa tua interpretazione sia esatta, anzi esattissima. Bergman dice: non sono venuto a portare la pace, ma la guerra nei vostri spiriti. Le tue profanazioni, le tue provocazioni hanno lo stesso scopo o no? Bergman ha detto proprio così? Beh, mi pare, a parte l'enfasi con cui questa sua idea è espressa, mi pare che abbia ragione. Credo che l'artista, come ogni uomo del resto, debba affrontare decisamente dubbi e problemi e accettare la sua guerra, insomma, senza dare tutto come pacificato e consolatorio. Credo che sia proprio questo qui, proprio quello che dà dignità alla missione di un artista e alla missione dell'essere uomo. Sei talvolta rimproverato di essere barocco, confuso. Come reagisci a questa accusa? Ma senti, questa storia della confusione mentale è proprio la tipica accusa dei reazionari, dei dogmatici che credono di dover avere le idee chiare su tutto, di interpretare tutto quanto in maniera strettamente razionale, senza dover dubitare di nulla. Ecco, davanti a questi tentativi di schematizzare la vita c'è qualcosa che mi si ribella, forse infantilmente, ma con grande violenza, con grande vivacità. E in quei casi lì, quando si determinano queste situazioni, io credo che la vitale confusione proprio della vita sia proprio l'unica salvezza contro questo tentativo di mummificazioni dogmatiche. Qual è il sentimento, lo stato d'animo che ti ispira di più, dal quale ti senti più nutrito? Non lo so, forse così il tentativo di riprendere, di riuscire a riascoltare un discorso che si è interrotto, che un po' per volta è stato fatto con voce sempre più debole, fino al punto che non ho saputo più udire. Ecco, questa sensazione è qui, di riagganciare un filo che mi è sfuggito di mano. Ma adesso mi accorgo così che sto diventando un pochino lirico, ma se dovessi tentare proprio di darti una definizione esatta di quello che è lo stimolo più nutriente del mio modo di esprimermi e di vivere, mi sembra che sia proprio questo, tendere l'orecchio e il cuore a qualche cosa che è quasi dimenticato. Non è diventato avvocato, non ha figli, torna di rado. Le tre nostalgie di sua madre. Un po' sì, mi dispiace, perché forse se avesse fatto vero la professione d'avvocato, come avrei avuto piacere io, ma l'avrei avuto più vicino. Comunque, ormai le cose sono andate così. Purtroppo della vita non si può avere tutto. Il fatto che lui torni quasi sempre di notte, secondo me, può essere anche una mia opinione personale, è che rispecchia un pochino il suo carattere, che è schivo. E infatti quando arriva viene sempre di notte e tira un sasso alla finestra di Titta, del suo amico, e poi insieme escono e fanno delle lunghissime passeggiate, chilometri veramente, e alla fine di queste passeggiate finiscono sempre sul porto, dove lui si è comprato una casina modestissima, da operai, da pescatori, una casina dipinta di rose, azzurro, due camerine sopra e due camerine sotto. Dice che poi la farà mettere a posto, perché può darsi che negli anni a venire venga a finire i suoi giorni qua. Non so se questa è una cosa che abbia detto così per dire, ne dice tante, oppure che veramente desideri fare questo. Io sono convinta che Federico sia attaccatissimo a Rimini, no mamma? Io so soltanto che Federico, in quella scena del cimitero del film 8:30, disse: papà, ci siamo parlati così poco, speriamo che non lo debba dire in un altro film. Mamma, ci siamo parlati così poco.